Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la seconda domenica di Avvento, detta anche la domenica di San Giovanni Battista, come ho spiegato nell'introduzione del bollettino, e sempre in quella sede facciamo un pochettino una presentazione del senso di questa domenica che è fatta in questo modo, no? Ripassando un pochino quanto detto domenica scorsa circa l'Avvento. L'Avvento è un tempo forte, è un tempo penitenziale, come si vede anche dal colore viola, ma anche un tempo di gioia, perché è un tempo che serve a disporre i nostri cuori all'incontro con il Signore che viene. L'Avvento in latino significa venuta. Le letture di oggi, in realtà, abbiamo visto la settimana scorsa che di venute del Signore ce ne sono tre. Dobbiamo ricordarlo bene, dobbiamo ricordarlo. E le letture di oggi più o meno fanno riferimento a tutte e tre. Vi dicevo anche che la prima parte dell'Avvento, quindi fino al 16 di dicembre, cerca di ravvivare in noi il senso della venuta definitiva di Gesù, della venuta ultima, di quella alla fine della storia, di cui si parla nella seconda lettura, che sinceramente vorrei approfondire con voi in questa prima omelia di questa domenica. Gesù tornerà nella gloria. Quando non si sa, ma che tornerà è sicuro, e vedremo alcune belle indicazioni che ci dà in merito San Pietro. Poi nell'ultima parte dell'Avvento, sapete che c'è la novena di Natale dal 16 al 25 di novembre. Su che cosa dobbiamo riflettere? Sulla venuta storica di Gesù. Facciamo memoria del fatto che il Verbo si è fatto carne, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che è stato uno di noi, è stato presente storicamente sulla terra. Solo che tra la venuta storica e la venuta ultima c'è la venuta chiamata continua o intermedia di Gesù. Cioè Gesù oggi, ma proprio oggi, quanti ne abbiamo? 9 dicembre 2017, cammina misteriosamente per le vie del mondo e cerca accoglienza nei nostri cuori. D'accordo? E perché questo accada c'è bisogno di chi ci metta in contatto con lui. Ecco perché San Giovanni Battista. Allora, San Giovanni Battista cosa ha fatto 2000 anni fa? Prima che Gesù cominciasse la sua vita pubblica, è andato lui a dire: oh ragazzi, state attenti, tra poco arriva Dio sulla terra, cercate di prepararvi. Ci sarà un'omelia in cui approfondirò, se Dio vuole, come ci si prepara ad incontrare Gesù, perché San Giovanni, che la prima lettura mi era un'anticipazione, da delle indicazioni ben precise. Quindi ci vuole qualcuno che ti aiuti, che ti svegli, che ci sta attento, che c'è qualcuno che viene. I segni di riconoscimento sono questi, perché anche Gesù, quando era sulla terra, l'ho detto tante volte, non ce lo portava scritto in fronte: io sono il figlio di Dio, d'accordo? Faceva dei segni, faceva miracoli, leggeva nei cuori, scacciava i diavoli, faceva tutte queste cose qui, ma non ce l'aveva, quindi dovevi comunque riconoscerlo come tale, capite? Oggi, che viene nel mistero, è ancora più difficile riconoscerlo, perché non si vede neanche la sua umanità. Quindi l'incontro con Gesù avviene nel nostro cuore. Non per niente San Giovanni Battista predicava nel deserto. Nel deserto indica una dimensione di silenzio, la dimensione del silenzio che dentro la chiesa, edificio sacro, noi dobbiamo un po' imparare a curare sempre meglio. Perché il silenzio è la dimensione fondamentale per poter sentire la voce di Dio. Il silenzio esteriore è poco un po' più difficile che il silenzio interiore. Quindi c'è bisogno di questo anello di congiunzione. La figura di San Giovanni Battista, che continua nella Chiesa attraverso gli Apostoli e coloro che hanno proprio il compito di metterci in contatto con Gesù, è imprescindibile. Tu non incontrerai Gesù se te la vuoi vedere tra me e lui, capite? Ci farò una media un po'. Ah, io non mi confesso, i miei peccati non li vedo tra me, no, sono soldi propri. Non si può fare, non perché non sarebbe possibile, ma perché Dio non ha voluto che fosse fatto così. Dio ha voluto che l'incontro con lui passasse attraverso delle mediazioni, e se tu non passi per quelle mediazioni, sta tranquillo che tu non incontri Gesù, incontri una tua proiezione, una tua immaginazione, una tua rappresentazione di quello che è Gesù, non lui. Allora, San Pietro nella seconda lettura ci ricorda, volevo riprendere alcuni passaggi fondamentali. Noi sappiamo che Gesù, quando è tornato e salito al cielo, ha detto attraverso gli angeli che scortavano il suo rientro, dice: uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Questo Gesù che avete visto salire al cielo tornerà allo stesso modo che l'avete visto
salire in cielo, quindi in maniera pubblica e visibile. Se uno apre il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, tra le ultimissime parole che sono scritte ci sono queste parole: ecco, io vengo presto, attribuite a Gesù. Domanda: quanti anni sono passati da quando Gesù è asceso al cielo? Ne sono passati 2000. Quindi Gesù ha detto una bugia. Ha detto che io vengo presto. Secondo voi 2000 anni è presto o è tardi? Se tutti vi diamo uno, quando ce li diamo? Presto. E passano 2000 anni, è presto? Non tanto. Sì o no? Allora, quando passa troppo tempo, uno comincia a dire: bah, ma sarà vero che sto Gesù ritorna oppure no? Ma non è che queste sono tutte quante sciocchezze. Mo sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, no? Perché proprio nelle prime righe della sua lettera San Pietro dà una risposta. Attenzione, perché dobbiamo ricordarla, eh? Comincia proprio così: una cosa non dovete mai perdere di vista, carissimi. Attenti. Davanti al Signore, attenti, un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Noi siamo nel tempo, ma la vita divina scorre nell'eternità, per cui mille anni dei nostri sono uno del cielo. Allora, se contiamo come contano il paradiso, dall'ascensione di Gesù a oggi sono passati manco 2 giorni. Perché è asceso intorno all'anno 32-33 dopo Cristo, più 2000 farebbe 2033. Noi stiamo nel 2017, quindi è passato 1 giorno e 3 quarti. E che fretta c'è? Sono andato via l'altro ieri. Aspettate un attimo, eh? Io lo sto dicendo scherzando, ma non scherzo però, eh. Allora, il Signore, prosegue San Pietro, non ritarda la adempiere la sua promessa, dice, ma usa pazienza verso di voi. Non fare cose troppo presto, perché non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Poi continua proponendo un tema tipico nella Sacra Scrittura, che il giorno del Signore verrà come un ladro. Che significa? Cioè, quando Gesù tornerà, e per questo attenzione sempre che girano anche da queste parti, un po' di pazzerielli girano sul web, e alcuni sono anche reali, che cominciano a dire: guarda che adesso torna Gesù, guarda che adesso Gesù viene a fare il suo regno sulla terra, con questi stupidaggini qui, non vi date retta, eh? Ve lo dico da ministro della Chiesa, da ministro non è che uno di voi testa mia, ci sono dei pronunciamenti del Magistero della Chiesa che dicono di stare alla larga da queste cose, perché quando Gesù ritorna non lo sa nessuno, che non lo può sapere nessuno. Addirittura quando gli chiesero a lui, dicevo, quando tornerà, e lui rispose: queste cose le sa soltanto il padre, non le sa neanche il figlio. Cioè, parlando di lui, dice, non le sa il figlio in quanto uomo, chiaramente. Quindi è un sigillo. Sarà quando non si sa. Presto, d'accordo. Se Gesù tornasse dopo 3 giorni, vorrebbe dire che tornerà nell'anno 3033, a voglia ancora quando ci passa, secondo l'insegnamento che ci ha dato San Pietro, capito? Però verrà accumulato, quindi sarà una cosa improvvisa, e il senso dell'avvento è sempre questo. Adesso noi dobbiamo fare attenzione e controllo a Gesù, ma se Gesù tornasse nella tua vita oggi, se tornasse oggi Gesù, come ti trovi? D'accordo? Ecco perché poi c'è la figura di San Giovanni Battista. Tu saresti pronto ad accogliere Gesù, vivi già in profonda comunione con Lui, hai una vita spirituale intensa, stai vicino ai sacramenti, ti confessi bene, e sei vicino agli altri sacramenti, alla messa, alla comunione, cerchi di osservare i 10 comandamenti, stai in pace con tutti, non c'hai conti aperti con nessuno, eccetera, no? E San Pietro dice, beh, non vi preoccupate di quando verrà, arriverà con un ladro, dice, nel frattempo che facciamo? Che sapesse, come occupiamo il tempo che intercorre di una di Gesù? C'è una santa occupazione che dovremmo tutti quanti, l'unica cosa sensata di cui bisogna preoccuparci. Dice, poiché dunque tutte queste cose finiranno, voi camminate nella santità della condotta, uso queste parole, e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio. Attendendo e affrettandolo anche la venuta del giorno di Dio. E nell'attesa di questi eventi cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio.
Allora, in realtà, e andiamo verso la conclusione, l'avvento non è altro che un'esortazione a verificare, a tastare il polso della nostra vita interiore. Perché, voi sapete, quando viene un ladro che viene all'improvviso, tu non sa perché stessi, che ti sconquassa un pochino la vita, no? Però Gesù nel Vangelo dice che per alcuni lui viene come un ladro, per altri non viene come un ladro, ma viene come amico. Capito? Chi è che deve temere la venuta di Gesù come se fosse un ladro? È chi viene lontano da lui, chi non è pronto. Cioè, vi ricordate le parabole del Vangelo quando c'era quel ricco, diceva: ah, che bello, adesso ho fatto un sacco di soldi, non lo sai che faccio, lo faccio una bella casa e torno a boffo e mi riposo, d'accordo? Dice: ah, datti alla pazza gioia. E Gesù dice: oh, stolto, questa notte ti sarà richiesto conto della tua anima. E con tutti i soldi che hai fatto, sai che ce fai? Se ti prendono gli eredi, litigheranno tra loro, ti mandano un po' d'accidenti, ti fanno, ti manca una messa. E tu come stai davanti a Dio? Perché non sono tutti quanti quei soldi che fanno un po' dell'elemosina, anziché pensare solo alla panza tua? Capite? Quindi Gesù viene come un ladro per quelli che non sono pronti, non quelli che sono pronti. Vedete le luci della corona del vento, di quelli che vivono già in comunione. Ma io non vedo, cioè, non vedo loro. Che devo temere che arriva Gesù? Devo temere la morte? Devo temere il giudizio o l'avvento di Gesù? Ma magari forse stasera, se sono già pronto. Allora, cosa si deve fare? Santità della condotta. San Pietro parla di santità, quindi la nostra modo di comportarci che sia simile a quello dei santi, non semplicemente da brave persone, no, no, ma da persone che praticano le virtù cristiane bene e anche in grado eroico tutte. La fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. 10 comandamenti per una persona che tende alla santità sono già presupposti. Si va oltre nel bene, nell'impegno. Poi, la santità della condotta e la pietà. Che cos'è la pietà? Voi sapete che le nostre nonne, un tempo, avevano i libricini con le preghiere, che si chiamavano, non so se l'avete visto, pratiche di pietà. Cioè la pietà, che è uno o l'altro dei doni dello Spirito Santo, non è da intendersi come lo intendiamo noi comunemente, cioè quello ho pietà di lui in questo modo. La pietas è, vi ricordate, no? Pietas, pietà, la pietà viene Dio. Chi è una persona pia? Una persona pia è una persona che prega, una persona che sta vicino al Signore, che è devota. Quindi tu sei attivo nella pietà se c'è una buona vita interiore, se preghi regolarmente, se preghi fervorosamente e se preghi anche pomposamente. Cioè, com'è la tua preghiera? Punto interrogativo. 2 minuti lui a farsi una della croce, diciamo, Padre nostro, tanto ogni tanto, e poi via, finito. E quindi 2 preghierine dette di corsa la mattina e la sera, e poi finito il tuo rapporto con Dio. Pensiamo, ti fai la comunione. Io guardo qui tante cose anche qui in giro, no? Quando noi facciamo la comunione, questo ricordiamolo, questo è insegnato da Santa Madre Chiesa. Quando tu ricevi la Santa Ostia, alla Santa Ostia è connessa la presenza reale di Gesù, cioè c'è lui in persona, non è un simbolo. E la presenza di Gesù dura fino a quando l'ostia non si consuma dopo che l'abbiamo assunta. Il tempo in cui l'ostia si consuma sono 15 minuti, minimo. Ma noi quando abbiamo preso l'ostia, io non voglio entrare in l'ostia, che cosa facciamo? Cioè, io vado a prendere l'ostia come se fosse una caramella, spero di no. Adesso faccio degli esempi un pochino forti, estremi, che spero che non vi riguardino, no? Però che faccio? Vado a prendere l'ostia, mi torno a posto, me ne sto seduto, mi pensa agli affari miei e poi speriamo che il prete si sbrighi il più presto possibile da andare a casa. Se tu esci quanto alla comunione, che non sono passati più 15 minuti, io ve lo dico, e ve lo dico in nome di Dio, non interessa, insomma, ma io ve ne porto, tu porti a spasso Gesù Cristo, ce l'hai dentro di te, e quindi oltre al fatto che magari non hai pregato, se non ti sei rivolto, ve lo porti in giro a spasso, è così. Cioè il nostro accostamento a queste cose deve essere serio, cioè la nostra vita di pietà deve essere esaminata. Ci costa la preghiera,
sono capace di stare un po' di tempo davanti a Gesù, davanti all'Eucaristia, dicendogli qualcosa, senza pensare che non sto a fare niente, oppure io penso che la preghiera sia tempo perso, fondamentalmente, o che un momento davanti al Signore non so che dirgli. Certo. Pensiamo soprattutto quando facciamo la comunione, che gli dici al nostro Signore quando fai la comunione? Glielo dici qualcosa? O zero? Quindi, se fosse zero, la nostra vita di vita deve essere un pochino più curata. Io sto cercando come parroco di fare qualcosa sotto questo punto di vista, però è chiaro che si danno degli assist che devono avere, gli assist tutti devono sempre andare, l'ho sempre fatto, capite? Io prego, lo dico sinceramente, io una vita di pietà cerco di curarla, la mia, d'accordo? È chiaro che come prete devo anche fare in modo di permettere alle persone che lo desiderano di crescere anche nella cura della propria vita personale di preghiera, come insegnando un po' a pregare, dando delle occasioni di poter pregare e parlando anche di questo, no? È chiaro che questa è la mia risposta. L'ultima cosa che sempre ci risolve, ci ricorda, cercare di essere senza macchie irreprensibili e di mantenere la pace del cuore. Gesù è venuto sulla terra con un principio di pace. Il Natale è tempo di pace. Un proposito per il Natale, e chiudo: c'è qualche situazione di conflitto? Non te parli con qualcuno, parente, amico, eccetera. Ecco, Natale è il momento ideale per fare pace. Ecco, perché Dio non abita in cuori che non stanno in pace. Se io non sto in pace con tutti, ricordiamo sempre, tornando alla comunione, non posso fare la comunione. Il motivo per cui la Chiesa, prima di fare la comunione, ci dice scambiate un segno di pace, che non vuol dire andare giù per tutta la Chiesa, dare la mano a tutti che non serve, ma è che ti ricorda, stai attento che se non stai in pace con tutti, tu non puoi andare a ricevere il principio della pace. Se qualcuno ti ha fatto del male, lo devi perdonare. E se tu hai fatto qualcosa a qualcuno, tu devi andare a chiedere perdono. Se no, dice San Paolo, ti prendi l'ostia, a mangi e bevi la condanna, non lo puoi fare questa cosa. E non perché Gesù è cattivo, ma perché per prendere colui che è morto in croce per riconciliarsi con Dio, tu devi stare in pace con tutti. Certo, se qualcuno non ti vuole più vedere, fanno scritto al muro e tu provate a riconciliarti, non ci fa niente, ma per quanto stai in te, vivi in pace con tutti. Se c'è qualche conto aperto, il Natale sia un'ottima occasione per ripristinare e ricostruire la pace che piace al Signore, ma che fa bene anche al nostro cuore. Ci aiuti la Regina della Pace a stare sempre in pace con tutti e ci aiuti a, lei che tanto ci tiene, a recuperare una vita di pietà e di santità all'altezza di colui che ci chiama. Siano lodati Gesù e Maria.